mi trovo di fronte al Tabernacolo del Mercatale, che è una delle opere che preferisco del Museo di Palazzo Pretorio, per varie ragioni. Uno, per l'evidente bellezza dell'opera, che racchiude in sé varie figure, fra cui la Madonna e il bambino che sono centrali, e Sant'Antonio e Margherita da questa parte, e Santo Stefano, che è il patrono di Prato, e Santa Caterina. La cosa che mi piace di più è sono questi colori tenui, queste espressioni dei volti, che sono veramente meravigliose, danno un'armonia e una pace infinita. Un'altra cosa è la storia che ha questo tabernacolo, perché fu completamente distrutto dopo un bombardamento del 1944, e un altro noto pratese, Leonetto Tintori, si prese a cuore il restauro di tutta l'opera, quindi prese tutti i pezzi e curò un restauro molto difficile che l'ha riportato alla vita. Così come lo potete vedere. Quindi un ringraziamento a Filippino Lippi che lo dipinse, a Leonetto che lo riportò in vita, e al Museo di Palazzo Pretorio che ci permette di ammirarlo.